Allora, ciao a tutte, io sono Laura e questo è il mio primissimo video su YouTube. Benvenute sul mio canale, scusate se sono un pochettino impacciata, ma appunto non sono ancora abituata a girare video, spero di migliorare poi con i prossimi. Allora, oggi vi vorrei far vedere gli acquisti che ho fatto con i saldi estivi. Diciamo che questo è un primo round. Qua dove abito, nella mia zona, non c'è molta scelta e infatti presto credo che farò, cioè non credo, farò un secondo round però a Roma, che comunque non dista molto da dove abito io, e andrò, diciamo, nei miei negozi preferiti, tipo Zara, Stradivarius, insomma, i soliti negozi che piacciono un po' a tutte le ragazze. Però comunque ho trovato delle cose molto carine che infatti vi vorrei far vedere, magari prenderete qualche spunto per i vostri acquisti. E sono stata da Calliope, da Terranova, da Upim, ho trovato proprio una cosa ma è deliziosa. Poi da Tezenis, da OVS, e ho preso anche due paia di scarpe da Deichmann. E quindi nulla, adesso vi farò vedere tutto. Allora, ho centrato un pochettino di più l'inquadratura perché mi sembrava di essere un pochettino spostata. E nulla, vi volevo dire che tutte le cose che vi farò vedere le vedrete anche meglio in un close-up indossate. E poi vi dirò anche i prezzi perché così almeno se c'è qualcosa che vi piace potete andare a vederla. Queste cose le ho prese ieri e oggi siamo al 13 luglio 2022. E, ok, allora io direi di iniziare con le scarpe. Allora, non ero in cerca di scarpe e da Deichmann comunque ero passata anche relativamente da poco e insomma non c'era niente che mi piacesse, però ho detto vabbè, visto che comunque la scelta dei negozi non era così vasta, ho detto andiamo anche lì, magari c'è qualcosa che mi piace. E in effetti ho trovato soprattutto un paio di sneakers bellissime che comunque io non avevo proprio visto quando non c'erano ancora i saldi. E queste qua in collaborazione con Disney e appunto dicevo non l'avevo assolutamente viste quando erano a prezzo pieno e ora ve le faccio vedere. Allora c'erano di quattro modelli differenti, alcune erano un pochettino troppo, c'era un paio che aveva un po' di glitter e non è personalmente il mio stile. Poi c'era un'altra che aveva sia Minnie che Topolino e Minnie aveva tipo la gonna colorata in rosso, insomma erano un pochettino più colorate, molto carine, infatti sono stata indecisa se prendere l'una o l'altra o entrambe, ma poi quelle secondo me le avrei sfruttate poco visto che c'era appunto il rosso. E mentre queste secondo me sono carinissime e ora ve le faccio vedere, hanno dei dettagli, comunque dei disegni, c'è Mickey Mouse, ma comunque rimane molto sobrio e anche diciamo da adulto, insomma, non sono troppo infantili, ecco. Allora, eccole qua, io non so se ora metterà a fuoco anche le scarpe, sì, mi sembra di sì. Guardate quanto sono carine. Allora, a parte che sono leggere, insomma, non sono felpate dentro, quindi è proprio diciamo primaverile, ecco, come scarpa. E poi c'è solamente questo dettaglio di Mickey Mouse che tra l'altro è un po' anche sbiadito, quindi rimane sì, anche meno appariscente, diciamo. Poi c'è la scritta Mickey. E poi qua sul dietro sono carinissime perché c'è la finta pelle nera con il simbolino di Mickey Mouse. Secondo me sono proprio deliziose. E qua davanti poi c'è scritto Mickey Mouse Disney. Quindi sono rimasta piacevolmente sorpresa da queste scarpe che ho trovato, che non mi aspettavo proprio. E allora queste inizialmente costavano 39,99
dopo la vanno abbassate, la vanno abbassate a 34,99 e poi dopo c'era un ulteriore 20% di sconto. Ora non so precisamente quanto le ho pagate, però comunque diciamo che se le avessi viste in tempo non di saldi, quando non c'erano ancora i saldi, le avrei prese anche proprio a prezzo pieno perché sono veramente carine. E di questo ho preso il 39 e quindi sono il mio numero è il 39, sono fedeli proprio alle taglie. Bene, poi ho preso anche un paio di sandali, questi qua della classica marca di Deichmann, della Graceland. Un paio di sandali che in realtà stavo cercando da tanto tempo, cioè dei sandali rasoterra. Di quelli a infradito, però a sandalo, quindi con il laccetto, argentati, però un pochettino più eleganti, quindi magari con degli strass, delle paillettes, da mettere con vestiti lunghi, e perché appunto ce l'ho dorate ma non argentate. E ho trovato queste che in realtà fatte così sono bellissime, ma non mi fanno impazzire perché so già che prima o poi perderò qualche pietruzza. Però per il prezzo che ora vi dico, allora 24,99 meno 20% di sconto alla cassa. Per il prezzo appunto che ho pagato vanno più che bene e anzi mi dispiacerà quando e se si perderanno le pietruzze, perché sono proprio carine e poi sono anche comode perché c'è questa suola che comunque è diciamo abbastanza morbida e sì, comunque le preferisco con un po' di tacco in realtà le scarpe, però comunque queste per una serata, per una passeggiata la sera, ecco, non per fare grandi camminate, vanno più che bene e mi piacciono molto proprio semplici così, non le metto a fuoco, semplici così da indossare, soprattutto con un vestito che ho bellissimo, azzurro e bianco, cercavo proprio un sandalo gioiello, ecco così. E quindi nulla, questi due acquisti mi sono piaciuti molto. Allora, poi vi faccio vedere l'unico acquisto che ho fatto da Upim. Allora, da Upim io, appunto, come vi dicevo, visto che nella mia zona non ho tutta questa grande scelta di negozi dove andare, vado spesso e in realtà a me però come posto piace. Quando trovo quei capi classici carini, di solito sono anche fatti bene e con un buon materiale e i prezzi appunto sono bassi. E in questo caso ho trovato una cosa che cercavo da tempo. Allora, ho trovato, ora vi faccio vedere così, ma secondo me non vedrete molto. E, ho trovato questo copri costume, cioè questi vestitini in cotone bianchi da portare al mare e essere un pochettino più vestiti, diciamo magari anche per andare a fare un aperitivo, insomma, per non avere il classico pantaloncino con la canottiera. Molto carino, lo cercavo da tempo, fatto proprio così, un vestitino copricostume bianco in cotone lavorato, e questo è lavorato, ma non troppo carico, perché a volte, cioè, quelli che ho visto hanno le tante nappine qua davanti. Invece questo è proprio semplice e ha addirittura nessuna nappina, ma i bottoncini e un ricamo qua davanti, quindi mi piace proprio tanto e le nappine stanno solamente qui nella manica e alla fine proprio del vestito. Ha dei fili anche dorati in alcune parti e proprio carino. Questo non era scontato e l'ho pagato 24,99 e io ho preso una SM. Allora, adesso vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto da OVS.
ma sono innamorata di queste stampe che ora vi faccio vedere. In videocamera i colori sembrano meno fluo di quelli che sono in realtà. Proprio carina questa. Così, proprio semplice, una t-shirt semplice. Di questa ho preso la taglia S e l'ho pagata 10 euro in sconto. Costava 14,95 a prezzo pieno. Poi tanto ora comunque vedete i close-up dei capi anche indossati. E poi anche questa, di nuovo, non rende assolutamente la stampa, proprio i colori sono bellissimi. E questa è un pochettino più boxy, diciamo, rispetto all'altra, cioè è più larga proprio, cade giù larga e dritta. E di questa ho preso la taglia L e l'ho pagata sempre 10 euro. E ho preso la L perché comunque a me piacciono un pochettino over le t-shirt. Poi ho preso gli shorts, iniziamo con questa lunga serie di shorts che vedrete. Li ho presi così, azzurri, questi proprio per stare in casa o per andare al mare o per andare in giardino, ecco, zero pretese. E sono proprio in cotone, semplici. Qua hanno il loro piccolo logo Maui. Ve l'ho detto quanto l'ho pagati? No, 9 euro. E semplicissimi, li ho presi sia azzurri che bianchi perché questi colori c'erano e questi ho preso. Allora, poi ho trovato questa che è carinissima, è l'ultimo acquisto fatto da OVS ed è proprio carina. È così, a righe bianca e rossa. Qua c'è una scritta Revolution 21. Questa è di Baby Angel, la linea quella di Fiorucci, e l'ho pagata 15 euro. 15 euro, prezzo pieno, 29,95, e ho preso una M di questa, perché comunque essendo in cotone, poi magari la lavo, tende a restringersi, e poi comunque appunto come vi ho detto, a me piacciono un pochettino più morbide le cose, non troppo striminzite. Allora, adesso vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto da Tezenis. A prezzo pieno ho preso questo, diciamo che stavo cercando questo tipo di pantalone, cioè un leggings però mezza gamba. E lì da Tezenis l'ho trovato morbidissimo, mi ha colpito soprattutto la morbidezza. E c'era nero, c'era bianco, c'era grigio chiaro e poi c'erano due stampe. Per non prendere i soliti colori, non colori, diciamo, mi sono lasciata tentare da questa stampa molto sobria, molto sobria, però sopra con un top bianco, nero. Oppure anche che riprende un po' questi colorini pastello, secondo me è molto carino per fare sport. Ho preso una M, mi sembra sì, una M, l'ho pagato 7,99 comunque prezzo pieno. E nulla, questa maglietta continua a salire. Poi con mio immenso piacere ho trovato questa magliettina. Questa qua, taglia L, e ho detto wow, fantastico, sicuramente andrà bene. Comunque è cortissima, è corta, ma tanto io la metterò con gli shorts quelli a vita alta e appunto per stare in casa io questa la metto. Poi me la misuro, ora la vedrete anche voi, strettissima, cioè la L è strettissima. Per una ragazza che è un pochettino più piena o ha più seno, c'è anche la L sta piccolissima, quindi vabbè, queste taglie proprio striminzite, però va bene, l'ho presa comunque. Poi ho preso questa qua, appunto, anche questa, questa è una S, questa è una S invece larghissima, per esempio, a confronto dell'altra.
Con questa stampa semplicissima, take it easy. Ah, non vi ho detto il prezzo, però il prezzo in realtà sui cartellini di The Zenith c'è solamente il prezzo quello pieno. E non mi ricordo quanto l'ho pagata, ora lo scontrino non so dove sia. Comunque questa a prezzo pieno costava 9,99 e era appunto da scontare. Poi ho preso questa, sempre anche da scontare, prezzo piano 9,99. Taglia S è larghissima, proprio boxy e cropped, e quindi di questa ho preso la S perché comunque è parecchio larga, poi comunque la vedrete. Una stampa molto carina, celeste e rosa, e nulla, ho preso anche questa, anche per fare sport. Poi ho preso questa, che è una semplicissima canotta in cotone elasticizzato, con tutte queste roselline rosa su questo sfondo giallo crema, diciamo, molto molto carina, con il pizzo, e nulla, proprio semplicissima, anche questa per stare in casa o in giardino, taglia, ma questa in realtà anche per dormire. Taglia M, e poi fine dello shopping da The Zenith con questi shorts che mi sono piaciuti tantissimo, in spugna di cotone, non credo sia 100% cotone, questo in realtà un pochino si sente al tatto, infatti. Questi sono 50% poliestere e 50% cotone, però comunque sono piacevoli. E in spugna, con questi bordini verde fluo, cioè questi proprio anni 90, mi ricordano, non so, proprio la mia infanzia, anni 90, con questi colori, proprio carini. C'era anche il costume fatto così, però ho preso solo questi. E nulla, questo era lo shopping di The Zenith. Ora passiamo a Terranova. Da Terranova, non so se sto correndo troppo o andando troppo piano, in realtà non so come verrà questo video, però vabbè. Allora, da Terranova io vado spesso perché mi piacciono le loro cose proprio basic, quindi quelle proprio 100% cotone. E mi piacciono perché loro usano dei colori molto freschi, diversi insomma da quelli che vedi negli altri negozi. E infatti qua ho preso tutte cose colorate, con questi colori fluo, però un pochino spenti, diciamo che rimangono un pochettino più pastello, color pastello, e che sono carinissimi. E poi ho preso anche due felpe di quelle con la zip, col cappuccio, che secondo me si abbinano benissimo con le t-shirt che ho preso da OVS. Comunque adesso vi faccio vedere tutto. Allora, iniziamo proprio con le felpe, vi faccio vedere. Allora, queste non erano scontate, comunque Terranova ha dei prezzi bassi. E queste non erano scontate, però loro fanno spesso la special promo, quindi in questo caso una felpa la pagavate 19,99, se ne prendevate due pagavate 29,99. E siccome poi avevo paura che andando più in là, magari verso settembre, questi colori o comunque le taglie non le avrei più trovate, le ho prese subito. Parliamo di questi colori che non rendono, mannaggia. Allora, questo è un. Allora, vi dico i colori. Sono. Mi ricordano esattamente i vasetti della Fruttolo. Cioè, questo, quello alla pera, credo fosse, e questo, quello alla fragola. Sono bellissimi come colori. E poi ora quando li indosserò li vedrete sopra alle t-shirt, così almeno vediamo se l'abbinamento ci sta o meno. E poi tutti i dettagli sono in bianco, quindi la zip rimane bianca e anche i laccetti rimangono bianchi.
e nulla, pagati 29,99 entrambi, tutti insieme. Poi, ok, allora vi faccio vedere questa magliettina che userò per fare sport e che è semplicissima, questo rosa salmone che invece ora voi vedete più acceso, mi sembra giusto, ma è un rosa antico, rosa salmone, diciamo. Che peccato che li sfalza tutti così i colori. Vi dico quanto l'ho pagata, pagata 1,99. Ho preso la L perché appunto a me piacciono morbidose, piacciono larghe e anche questa è cropped e boxy, quindi va proprio giù dritta dritta. Poi, allora, vi faccio vedere questa che io ho già in nero, mi piace tantissimo, è proprio uguale, solo in questo verdino chiaro. Sì, è un verde chiaro fluo, proprio verde evidenziatore, però chiaro. E ha questa stampa molto carina con scritto Choose Happy e con tutti questi funghetti. Molto carina, pagata poco, pagata 5,99 e ho preso una M perché comunque rimane già la M abbastanza larga, poi questa quando la lavate un pochettino si restringe. E poi per finire da Terranova ho preso tre canotte tutte uguali, fatte così, molto semplici, in cotone. Rifaccio dei close-up però dove il colore si vede meglio. Questo verdino solito fluo pastello, fucsia fluo. E questo bel marrone, è un marrone però diciamo un po' rosato, quindi rimane un po' freddo e sta molto bene con il mio incarnato freddo. E di questi ho preso la M perché sempre stesso discorso, quando le lavo un pochettino si restringono, essendo poi 100% cotone. Pagate solo 3,99 euro l'una, proprio semplici semplici, cotone a costine. E mi sono piaciute molto. Così qua, Calliope. Calliope. Da Calliope io non vado molto spesso. Ho solamente un vestitino, stranamente da Calliope. Invece questa volta ho trovato delle cose molto carine. Allora, faccio una premessa. Mi ero dimenticata. Poi ho guardato dentro la borsa. Questo shopping mi ricorda molto quello che mettevo, cioè i vestiti che mettevo quando ero piccola, sia della Brooms che della Benetton, anni 90 comunque per capirci. Ora vi faccio vedere. Allora, iniziamo con quelli che mi ricordano la Benetton. Questo non è verde prato come vedete voi, ma è un verde più oliva. Allora, il modello è lo stesso. Però i colori di nuovo sono fantastici. Questo è un lilla e questo è un verde oliva chiaro. Carinissime. E mi ricordano un sacco le magliettine della Benetton con questi colori. Comunque, questa magliettina carinissima con tutte le sue rouge sui bordi, scollo, maniche e anche la parte finale. E a costine, pagata 7,99 scontata, anche questo cotone e bellissime, mi piacciono tanto queste con i jeans, vanno più che bene. E questa è un lilla, un pochettino più spento di quello che vedete voi in videocamera. Poi passiamo invece agli acquisti che mi ricordano la Brooms. Allora, vi faccio vedere le stampe. Però questo è un bel arancione fluo e questo più o meno sì, è veritiero come colore. Tecnica tie-dye. Avevo dei pantaloni e un vestitino della Brooms proprio fatti così. questi pantaloni sono in cotone, sono morbidissimi, morbidissimi. Per andare al mare, stare fuori in giardino, morbidi sul sedere, non fasciano, non segnano, vanno più che bene. Taglia M,
Pagati 5,99 da 15,99. Fantastico. Primo acquisto da Calliope e poi credo che si concluda il mio shopping, sì. Mamma mia, io credo che questo video veramente sarà eterno, non so quanto sarà lungo. Ho preso questa da Calliope. Guardate quanto è carina, indossata ora poi la vedrete bene. Color menta, pastello, bellissimo, in spugna di cotone. Mi piace tantissimo il colore e di nuovo anche questa mi ricorda un po' quei vestitini da bambina che mettevo appunto quando ero piccola. Pagata 9,99 taglia M. E con questo credo che si sia concluso il mio shopping. Sì, mi sto guardando intorno per capire bene se vi ho fatto vedere tutto, però credo di sì. Allora, ragazze, io mi sono ricomposta, ho messo bene il top e niente, questo era tutto il mio shopping. Fatemi sapere se vi è piaciuto qualcosa, vi ho dato qualche spunto e nulla, io continuerò nei prossimi giorni a girare dei video. Mi raccomando, se vi piacciono, iscrivetevi al canale e lasciatemi un like per farmi capire che il video vi è piaciuto. Per adesso vi saluto e ci vediamo nei prossimi giorni con altri video. Ciao!